scelto di fare questa mostra perché non solo oggi ricorre il centenario della nascita di Piero Fornasetti, ma non solo perché è un personaggio ineludibile nella storia del design italiano, ma anche perché considero questa mostra una sorta di risarcimento per lo stralcismo che lo colpì per circa 20 anni. Fornasetti fu allontanato dalla scena milanese. È interessante tra l'altro il rapporto che lui intrattenne con la Triennale. Nel 1933, nella prima Triennale di Milano, venne per presentare un suo progetto, che era appunto un lavoro fatto sui foulard, ma la commissione glielo rifiutò perché non lo considerava in tema. Ma questo lavoro però destò l'attenzione da parte di Gio Ponti e da lì, appunto dal 33, che nacque questa amicizia e questo sodalizio fra Fornasetti e Ponti. Dal 53 al 73 non è mai più riuscito ad esporre nessun pezzo in triennale, perché ricordo che quello era il periodo caratterizzato dal modernismo razionalista, che bollava come deviante qualsiasi forma di decorativismo, e allora Fornasetti è stato allontanato, emarginato, escluso. Pertanto ritengo che questa mostra sia un doveroso tributo e abbiamo l'occasione di ricollocarlo in maniera corretta al centro del dibattito culturale e al centro della storia del design italiano. È stato faticoso fare una selezione perché lui nella sua vita ha realizzato oltre 13.000 oggetti, qui in mostra ce ne sono esposti 1.000, quindi il problema è stato come fare a scegliere. Io sono certa che i milanesi accoglieranno con grande piacere questa esposizione. Amo chiamare questa mostra retroprospettiva proprio perché è una retrospettiva da un lato e una prospettiva dall'altro, nel senso che è una proiezione contemporanea e futura del metodo creativo che mio padre aveva inventato e che io cerco di proseguire. Si parte con le fonti di ispirazione, i libri antichi, vecchie stampe. C'è un paio di forbici esposte per far capire quanto lui, in maniera quasi irriverente, rubava le immagini, tagliava libri anche di valore e le archiviava in faldoni e poi le riutilizzava per i suoi decori. Poi si passa alla sua esperienza come stampatore. Venivano da lui grandi suoi contemporanei, De Chirico, Lucio Fontana, Aligi Sassu, Campigli, a stampare arte, a stampare libri d'arte e litografie. E lui si permeava di questa creatività che ritroviamo in un'altra sala, una quadreria, dove c'è tutta la sua esperienza pittorica. Poi c'è la sala dedicata ai piatti della serie Tema e Variazioni, il viso di donna ha variato più di 300 volte, che lui aveva preso sempre da un'antica stampa e l'aveva trasferita, stravolta, maneggiata, su un piatto, su un oggetto molto modesto, anche il portacenere dove ci spegni sopra una sigaretta. E ti dà anche il gusto dissacrante di spegnere una sigaretta su un'opera. Dopodiché si passa a una sala dove è evidenziato tutto il rapporto con Gio Ponti, che parte dai foulard e lo invita a creare oggetti di uso quotidiano con trasferita l'arte del Novecento. C'è un corridoio di autoritratti dove usa il proprio viso come tema e variazione. I paraventi, che sono dei grandi palcoscenici su cui ci sono delle scene, delle storie, delle visioni in trompe-l'œil surreali, e due sale che sono anche questi due
ulteriori palcoscenici con una dimensione in più, in cui si contengono oggetti che sono loro di per se stesse delle scenografie. Per finire con i vassoi, che era uno degli oggetti più declinati che lui ha fatto, i Trumò e un film di Tony Meneguzzo. È chiaro che avendo a disposizione un archivio così vasto è per me più facile continuare questa attività. Oggi poi con i mezzi tecnologici è forse eccessivamente facile trovare materiale disponibile, immagini da utilizzare. L'importante è sapergli dare la propria identità.